Benvenuti a Minecraft Hive. Questo è un server multiplayer che è accessibile ovviamente da Minecraft Bedrock e mi ha sempre portato tante soddisfazioni quando lo utilizzavo con Java per i suoi minigiochi principalmente, perché sono fantastici. Però l'hub ha sempre dato anche una certa, come detto, soddisfazione perché conteneva dei percorsi parkour. E per l'occasione, per il rilascio del DLC di Sonic, hanno fatto tutto questo, tutta questa mappa di Green Hill, e l'hanno fatta diventare un percorso parkour con 20 livelli. Non so perché ho detto 50. E qui c'è il Black Market, se vi ricordate, da Sonic Adventure 2, che ci permetterà di avere questi oggetti e di tenerli alla fine dell'evento. In pratica qua si spendono i ring che si recuperano nei vari livelli e che sono anche nascosti appunto qua dentro la mappa di Green Hill. Qui ci sono i due ciao. E niente, qui c'è anche il ciao ovviamente qua principale. Abbiamo i ring che non avevo ancora preso, perché non li ho presi tutti ovviamente e non ho fatto tutti i livelli. Ho giusto provato i primi per capire di cosa si parlasse, ecco, se era fattibile, se era divertente da fare come video. E boh, giudicherete voi in pratica. Nel frattempo iniziamo e andiamo con il primo livello. Parkour. Ovviamente sono, come ho detto, sono 20 e sono sparsi per tutta l'isola. Qui c'è una piccola scorciatoia. E se vi piace fare parkour in Minecraft, questo è veramente top. Non sono tanto difficili chiaramente, e chi è bravo riesce a farli molto molto in fretta. Non mi considero uno di quelli ovviamente. Mi piace il parkour in Minecraft, ma sono una persona che diventa frustrata molto spesso e molto in fretta. Soprattutto quando muoio nello stesso punto. Hanno aggiunto anche i speed boost. Ed è fatto tutto molto bene. È veramente apprezzabile il fatto che abbiano cambiato l'intera mappa del Hive e abbiano fatto Green Hill, che poi è una versione di Green Hill tratta da Generations, ma è perché lo vedremo più tardi. Comunque sì, questo evento che hanno fatto qui è tutto riguardo a Generations, perché ci sono un mucchio di stage, soprattutto nei minigiochi che vedremo in seguito, ci sono un mucchio di stage ispirati a Generations. Qui siamo a livello 3, nel frattempo io che parlo li finisco. Anche perché non voglio interrompere troppo con preamboli vari eccetera, sapete come sono. Comunque, se devo dire una cosa che non mi convince riguardo questi mini livelli, e anche, cioè proprio tutto, anche i minigiochi, ecco, una cosa che non mi piace tantissimo di questi livelli è che le piattaforme mobili ti devi muovere con loro. Perfetto, benissimo. E siamo arrivati alla fine. Adesso il livello 4 sarà da tutt'altra parte. Eccoci qua. Piattaforme temporizzate. Oh no, il mio incubo. Oh no. Vai! Vabbè. Perfetto. Qui in realtà c'erano degli anelli che ho già preso la prima volta che ho provato questi stage. Anche qui c'erano degli anelli. Però la vista è magnifica, cavolo. È proprio bello vedere Green Hill così. È veramente veramente piacevole. L'unica cosa è che hanno sparso gli stage un po' in giro e non so se il video... Ma che bel loop.
Mi stupisco per cose piccole tipo queste. È veramente figo vedere il loop di Sonic in maniera così cubettosa. Abbiamo anche la rail, come vedete. Fighissimo. Dai. Livello 5. Come avete visto, sono tutti un po' decentrati alla fin fine, più si va avanti. Ed è un problema perché si perde un sacco di tempo. Però vabbè. Non so se farò vedere tutto il percorso che ho fatto. Dipende quando uscirà il video. Perché se uscirà dopo la fine dell'evento, mi sa che non serve più a niente far vedere il percorso da fare per farli tutti di seguito. Farò vedere semplicemente il livello, così com'è. Mi piacciono da morire queste piattaforme temporizzate, non so perché. Livello 5 finito. Adesso possiamo andare sulla rail e tornare nella mainland. E poi andare a livello 6. E hop! Eccoci qua. No! Oh, non sono riuscito a prenderla. Vabbè, però... Fammi correre di nuovo. Grazie. Piano piano ci arriviamo. Questa è la cosa in cui sono più bravo, tra virgolette. Per il momento. Perché ci sono alcuni stage che ancora non ho fatto e che potrebbero in realtà rivelarsi più ardui del previsto. Okay, scusate se delle volte mi fermo un po', ma è per vedere se ci sono dei monitor segreti per sbloccare gli anelli. Altrimenti non si riesce a sbloccare tutto quello che c'è al black market. Perché dovete sapere che ci sono dei monitor segreti, ma anche delle palme segrete che potrete colpire per avere degli anelli in più. E ora andiamo verso il Gold Ring. Oh yeah! Strano albero, ma non è l'albero da ring. Va bene, proseguiamo. No, è veramente figo. Le rail è un tocco di classe incredibile. Eccoci qua. Questa qua che vediamo è una palma da ring, ma li ho già presi. Livello 7. Ok. Oh. Mi sa che ho toccato l'acqua. Rifaccio. Non me l'aspettavo così veloce. Ok. Oh. Perfetto, no. Mamma mia, da gestire così però è un po' arduo. Però ce l'abbiamo fatta, dai. Checkpoint acquisito, abbiamo preso tutti gli anelli, buono. Buono, buono. E qua dovrò fare due giri sicuro. Perfetto. Sì, ci metterò un po' di più perché da questo punto in poi non li ho fatti. Li sto provando adesso in diretta. Quindi devo ancora recuperare tutti gli anelli. Il livello 8 fortunatamente è qui vicino. Proprio a destra. Livello 8. Non me l'aspettavo. Ok, ricominciamo. Stavolta aspettiamo un po' di più. Perfetto. Sì, come stavo dicendo, dato che questi sono nuovi livelli per me, ci sono ancora tutti anelli, quindi devo assicurarmi di prenderli tutti. Benissimo. C'è qualcosa qui? No.
preso tutto, sì. Ok, sembra abbastanza semplice fino ad ora. Oh no. Vado in mezzo. Perfetto. Pensavo fosse molto più difficile. Delle volte è solo impressione, sapete, però c'è quella paura sempre di fallire. Ed eccoci arrivati. Livello 8 completato. E andiamo a livello 9. Anche se non mi ricordo bene dov'è. Ah sì. Eccoci qua. Cominciamo subito. Attenzione ai Bednik. Che tra l'altro ho letto che i Bednik sono stati aggiunti dopo con un aggiornamento. Però non posso confermare né smentire perché sono entrato dopo l'aggiornamento. Quindi non so, non saprei. Sento degli spuntoni. Il che non mi piace tanto. Dai. Perfetto. Piano, prendi il tempo. Via. Proprio in scioltezza. Adesso stanno diventando un pochino lunghetti, eh? Comunque. Apprezzabile. Comunque rimangono sempre molto fattibili. Sì, magari non sono così bravo da farli senza morire, però a completarli si riesce. Andiamo al percorso 10. Che è proprio qua vicino. Ci sono entrato prima sbagliando. Però è... eccolo qua. E via! Non so dove andare, quindi sicuramente lo rifarò. Per forza. No! Devo rifarlo. Ma stavolta so che devo fare. Se riesco. Però ho perso il tempo. Vabbè, magari riesco a saltare comunque. Sì, 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 sì. È che sono stato avventato prima. Questo fattibilissimo. Mi piace proprio come l'abbiano fatto comunque. È davvero una bella novità. Che tra l'altro è molto più vivace da esplorare questo hub rispetto a quello di prima. Ma queste sono mie opinioni personali, ma sono un po' di parte, ecco. E andiamo. Livello 11. Cominciamo bene. Io non so assolutamente dove possono essere nascosti i monitor. Piattaforme mobili. Bella sezione comunque, non mi dispiace. Hop. Prendiamo tutto, tutto. I miei tesori. Perché sono anelli, capite? Però se la devo spiegare, non è positivo. Saliamo su. Benissimo. Facciamo questo saltino. E dovremmo esserci. Sì, eccolo qua. Perfetto, prendiamo tutto in tempo. Che poi ci rimanda giù. Bene, adesso dovremmo fare il livello 12. E voi pensate sia qua, vicino. Ma invece è da tutt'altra parte, non so perché. Ed ecco il livello 12. Sì, la pecca è proprio questo, che hanno messo alcuni livelli non molto in modo intuibile. Cioè, non sono proprio intuitivi da trovare, ecco. Perché tu pensi che stai andando in ordine. Torniamo.
Tu pensi che stai andando in ordine, mentre in realtà ne salti uno o due. Incredibile, devi fare tutto il giro da un'altra parte per passare e andare in quello giusto. Non ne ho preso manco uno. Perfetto, mi dà il tempo. Ok. E si va. Qua sopra c'è qualcosa, qualche segretuccio. Magari nella cascata, no? No. Va bene. Potrei finire più in fretta, lo so, però voglio trovare i segreti. Perché voglio veramente sbloccare tutto prima che finisca l'evento. Quella era lunga. Va bene. Al prossimo livello. Ok, qui si pronuncia già un pochino più difficile a quanto vedo. Ecco, proprio dritto nel muso. Delle volte, per fare le cose di fretta, le faccio male. Preso tutto, sì. Andiamo. Siamo proprio ai confini del mondo. Bene, non c'è niente. Cascatine, ok. Oh no. Ok, pensavo fosse più difficile, però non era neanche semplicissimo. Questo è il mio. Oh! Sì, ma un attimo, dammi tempo di arrivare. Cavolo. Che maleducato. Ecco, dritto nel muso di nuovo. Comunque, mi sarebbe piaciuto se avessero fatto qualche livello parkour in più in qualche altra mappa, ecco. Devo essere completamente onesto con voi. Oh, bello che ci abbiano messo il buco. Sì, mi sarebbe piaciuto un qualcosa in Chemical Plant o in Ocean Palace, non lo so, in altri stage. Livello 14. Ci siamo quasi, siamo addirittura d'arrivo, ne mancano 6. Prendiamo tutti gli anelli, devo tornare indietro. Perfetto. E qui invece stavolta non l'ho fatto apposta a buttarmi giù. L'ho proprio mancato. Però stavolta lo faccio bene. Non mi decentro, così arrivo tranquillo. Qui si fa. E invece no! Non si fa. Bisogna rifarlo. Segretino? No, niente. Niente segreto. Ma prima o poi lo troverò, prima o poi mi daranno questa soddisfazione. Sì, ho preso tutto. Non è possibile che non abbia ancora incontrato uno. Oh, dai. Sti bounce pad sono un po' così. Soprattutto se non si prende con lo slancio giusto o non si rallenta, ecco. Questa è una cosa che ho notato. C'è qualcosina qua nascosta? Niente? No, niente. Ma accidenti! Ma dove diamine li hanno nascosti, porca miseria? Qui? No, qui posso tagliare la strada, facciamola per bene. E fine. La mia curiosità non ha pagato, diciamo così. Andiamo al prossimo.
Livello 15. Stiamo raggruppando un bel po' di anelli. Non credo bastino ancora per comprare tutto, ma vediamo alla fine dei livelli quanti ne rimangono. Quanti ne abbiamo in totale. E poi faremo i conti. Andrò magari a cercare per i fatti miei vari monitor nascosti e anche le palme. Ah, già finito. Molto semplice questo. Non male, ci vuole un po' di break ogni tanto. Sarebbe stato figo un qualche stage di Colors, giusto per promuovere il gioco che sta per arrivare. Però anche Green Hill. Green Hill è sempre verde, va benissimo. Numero 16. E dritto nel muso. Perfetto. Motobug. Dannato, adesso ti aspetto. Cosa c'è qua? Segreto? Andiamo ad indagare. Segretino! Giusto? Sì, ho un monitor. Perfetto. E fammi andare giù. Bene. Dovrebbero essere 25 anelli, se non erro. Quindi il secondo monitor, ma è il primo ufficiale che abbiamo trovato in un livello. Sono molto soddisfatto, finalmente. Ma ce ne saranno altri, sicuro. Che vuole questo? È morto? Vabbè. Tanto non è che siamo qui ad aspettarlo. Però mi mette un po' di pressione per cercare i segreti, perché sennò mi attiva tutto e mi fa morire. Perfetto. Allo stage 17, che è lì. Eccoci. Ah, c'è anche il nostro amico di nuovo. Ma non so se sia lui, però vabbè. C'è un'altra persona che sta facendo il livello con noi, quindi andiamo prima. Perché se devo scegliere tra essere quello che aspetta o quello che va direttamente e rischia, preferisco... Che poi vabbè si prende anche un chopper nel viso, però... Anzi, non neanche era nel viso, era proprio in testa proprio. Comunque se devo scegliere tra i due preferisco quello che rischia, preferisco essere quello che rischia, ecco. Ma giusto per non dover aspettare e cadere magari per colpa di altri, ecco. Preferisco cadere per colpa mia. L'ultimo livello che abbiamo in Green Hill qua, nella zona principale. E questo sarà un pochino più lungo e come vedete si basa su più isole, isolette. Bellino comunque. Questo lo so perché gli altri due, gli ultimi due, sono dentro la caverna. Ah, segretino? Eh sì! Perfetto. Secondo monitor che troviamo nei livelli, sono molto felice. Finalmente, dopo tutto questo tempo a cercare e a rallentare, sono molto molto contento. Andiamo piano. Non ho lasciato indietro nulla. Normale. Non mi dire che è già finito. Ah no. E invece sì, invece sì. Mi aspettavo un pochino di più. Anche se sono rimasto incastrato sulla palma. Mi aspettavo un pochino di più, però vabbè. Vabbè, ci tocca tornare indietro ad andare dentro la caverna del chopper gigante. Sapete di che parlo, Sonic Generations. Ed eccoci qua. Qui a destra abbiamo il primo.
Se andate al centro è solamente per prendere gli anelli, non c'è nient'altro. Mentre a destra c'è il 19, mentre a sinistra c'è il 20. A meno che non ce ne siano più di 20, ma non credo. Io le faccio vedere 20. In caso ce ne fossero di più, faremo un video supplementare. O comunque, in video editing si attacca tutto. Il cambio della rail? No, no, no. Ok, semplice. E siamo arrivati alla fine. Vabbè, dobbiamo tornare indietro. Livello numero 20, ultimo livello in teoria. Comunque rispetto a quelli nel lab principale, questi sono molto meno ispirati secondo me. Ma forse perché la caverna mi sa poco di Sonic a parte Chopper. Mi sembra proprio una caverna normale di Minecraft. Forse sono io, eh? Vabbè, tanto dovevo morire per forza. Però ne ho mancato solo uno, bene. Ok, abbiamo il checkpoint. E ci sono ancora degli anelli, quindi andiamo verso il gold ring e poi passiamo a prendere gli altri anelli. Colpa mia. Colpa mia. Perfetto! E con questo abbiamo finito tutti i livelli. Fantastico! Quindi torniamo al lab principale. Bene, siamo arrivati qui e abbiamo concluso tutti i 20 livelli e sono stati veramente fantastici. Non mi aspettavo una profondità del genere da questo evento che alla fine è capitato non per caso, però nel senso all'ultimo minuto, che hanno costruito in poco tempo. Suppongo. Comunque ci hanno messo proprio cuore e si vede. Mi dispiacerà vedere tutto questo andare via, onestamente. Però ce lo possiamo vedere ancora per un po' e sicuramente ci saranno i video per ricordare tutta questa esperienza. Quindi io spero che vi sia piaciuto. Mettete un like se vi è piaciuto, un dislike se non vi è piaciuto, commentate per il feedback, condividete per far crescere il canale. E noi ci vediamo qui alla prossima parte di Sonic in Minecraft Time. E quindi non mi resta altro da fare che salutare. Alla prossima, ciao ciao.